Cari amici, gli appelli di Papa Francesco all'accoglienza indiscriminata si sprecano, sono continui ed incessanti, mentre dal Vaticano arriva un silenzio assordante, per esempio per quanto riguarda i 300 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. D'altronde Papa Francesco considera Giorgio Napolitano ed Emma Bonino tra i grandi d'Italia alla stregua di Ferostat, che ha recentemente insultato Conte e per mezzo di lui tutti gli italiani al Parlamento europeo. Allora la mia domanda è per lei, Presidente Conte, e per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio per continuare questa cosa? Lo invito, lo invito a una cosa. A prendere ispirazione dai illustri compatriotti italiani Spinelli, Ciampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi, sì sì Giorgio Napolitano, sì. Un grande europeo con grande idea e membri di questa assemblea. E non dimenticare la mia buona amica Emma Bonino queste sono gli uomini e le donne che sono la grandezza dell'Italia. E il suo grande ruolo in Europa. Questa è la differenza tra il signore Conti e tutto questo grande personaggio che ha dimenticato. Sembra incredibile ed è agghiacciante l'affinità di pensiero tra Ferostat, che è un essere immondo venduto al dio Denaro, e Papa Francesco. Eppure Bergoglio. Appoggia, sostiene ed incoraggia ciecamente il piano di Bruxelles per lo svuotamento del continente africano e per l'invasione del continente europeo che porterà ad una catastrofe sociale senza precedenti. Eppure i migranti sono una vera e propria ossessione di Papa Francesco, tanto da arrivare a farsi un selfie decisamente imbarazzante. Come potete vedere, Papa Francesco pubblicizza una spilla con la scritta Apriamo i porti. Evidentemente non soddisfatto, pochi giorni fa, di ritorno dal suo viaggio in Marocco dove ha incontrato alcuni esponenti del mondo islamico, Papa Francesco ha dichiarato Coloro che costruiscono i muri finiranno prigionieri dei muri che hanno costruito. La paura è la predica usuale dei populismi e l'inizio delle dittature. Non entra nella mia testa e nel mio cuore tanta crudeltà. Vedere affogare persone nel Mediterraneo non entra. Mettiamo un ponte ai porti. Ora, al di là che uno possa essere o meno d'accordo con quello che dice Papa Francesco e in questo caso sia chiaro che io non sono assolutamente d'accordo, il punto è che il Papa non dovrebbe fare politica, mentre di fatto con queste parole attacca fortemente, chiaramente e apertamente il governo e di conseguenza i cittadini che lo sostengono e in questo modo Bergoglio si schiera chiaramente ed apertamente con la sinistra, con Soros e con Bruxelles. Poi, non contento, rincara la dose. Il problema va risolto, ma umanamente. È vero, magari non possiamo prenderli tutti perché non ho posto, ma ci sono altri paesi, c'è l'umanità dell'Unione Europea. Deve parlare l'Unione Europea intera e invece non li lasciano entrare, li lasciano affogare e li mandano via, gettandoli nelle mani dei trafficanti che li vendono. I diritti umani vengono prima degli accordi. Insomma, qui il Papa dà indirettamente del assassino a Salvini. Dopodiché invoca l'umanità dell'Unione Europea, come se ci fosse qualcosa di umano nell'Unione Europea, ma qui siamo alla follia pura. Credo che questo atteggiamento sia vergognoso per qualsiasi uomo di chiesa, ma da parte del Papa sia decisamente inaccettabile. Questo anche perché. Il Vaticano, considerando l'influenza politica e le ricchezze di cui dispone, se volesse, potrebbe fare qualcosa di veramente concreto per l'Africa. Fortunatamente, all'interno della Chiesa c'è anche chi la pensa in modo molto, molto diverso. È il caso del cardinale e arcivescovo Sarah, nato in Guinea prefetto della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, che nel suo terzo libro di interviste esprime un concetto tanto semplice quanto estremamente chiaro. Fermate l'immigrazione o per voi sarà la fine. Inoltre, in un tweet, precisa che bisogna fare di tutto perché gli uomini possano restare nel paese nel quale sono nati. In questo libro, il cardinale... Prevede che l'accoglienza indiscriminata e l'incentivazione dei flussi migratori porteranno ad una crisi culturale e di identità che provocherà un disastroso collasso dell'Occidente. Il titolo del libro è molto eloquente. La sera arriva e già il giorno volge. L'Europa vuole essere aperta a tutte le culture e tutte le religioni del mondo, promette una migrazione sicura, ordinata e giusta, ma il risultato è rovesciato e quello che si ottiene è il contrario, timori, squilibrio, situazioni incontrollate. A questo proposito vale la pena ricordare che Ratzinger dichiarò con la massima fermezza che il primo diritto da riconoscere è quello di poter restare nel proprio luogo di nascita. Il diritto all'emigrazione viene dopo, ma Papa Francesco predica e attua esattamente il contrario. Ma andiamo avanti e sentiamo cosa scrive ancora il cardinale Sarah nel suo libro. Nel prossimo futuro sappiamo che ci sarà uno squilibrio in Europa di una rara, pericolosa situazione demografica, culturale e religiosa. L'impresa multiculturale europea sfrutta un ideale incompreso di carità universale. Il cardinale sostiene che la carità non significa negare se stessi, ma semmai offrire agli altri il meglio. E l'accoglienza indiscriminata non è sempre la soluzione migliore. Perché la morte, la schiavitù e lo sfruttamento sono così spesso il vero risultato dei viaggi dei miei fratelli africani verso un Eldorado sognato? Ma come si svilupperanno queste nazioni se così tanti lavoratori sceglieranno l'esilio? Quali sono queste strane organizzazioni umanitarie che attraversano l'Africa? Per spingere i giovani a fuggire promettendo loro una vita migliore in Europa. Come non condividere le inquietanti domande del cardinale che punta il dito contro le ONG e lascia intendere che l'idea di abolire i confini è una vera e propria follia. Inoltre, mentre Papa Francesco si prodiga ad abbracciare e ad accogliere incondizionatamente quelli che a suo dire sono i fratelli musulmani. Con i fratelli musulmani e musulmane abbiamo sigillato questa fraternità nel documento di Abu Dhabi e qui in Marocco tutti abbiamo visto una libertà, una fraternità, un'accoglienza di tutti i fratelli con un rispetto tanto grande. Il cardinal Sarah sostiene al contrario che nei confronti dell'islamismo radicale bisognerebbe stabilire con fermezza le condizioni entro le quali condividere il mondo con gli altri se gli altri mettono in pericolo vita e civiltà. Il mio paese è in maggioranza musulmano, credo di sapere di cosa parlo. Poi aggiunge, lo sradicamento culturale e religioso degli africani Proiettato nei paesi occidentali che stanno vivendo una crisi senza precedenti, è un terreno fertile. L'unica soluzione duratura è lo sviluppo economico dell'Africa. Il cardinale sostiene le stesse cose che sostiene Conaré, che sostiene Christine Scandroglio, che sostengono tutti gli uomini ragionevoli ed intellettualmente onesti. E non a caso il cardinale è inviso a Bergoglio che nel 2017 aveva dato più ampi poteri alle conferenze episcopali per quanto riguarda la traduzione dei testi liturgici. Il cardinale aveva inviato al Papa un parere divergente sulla questione. E per tutta risposta Bergoglio lo ha sfiduciato chiedendogli di fare pubblicamente mea culpa sulle questioni che attengono al culto e soprattutto per averlo contraddetto. Ma le scuse non sono mai arrivate. Da notare che la sfiducia di Bergoglio potrebbe portare al mancato rinnovo del mandato quinquennale. Ditemi voi se questo non è mobbing. In difesa del Cardinal Sarat... È sceso in campo il cardinal Müller, sottolineandone lo spessore e l'integrità morale. Anche il cardinal Müller ha avuto, per così dire, qualche divergenza con Papa Francesco. Sarah, nella sua patria, la Guinea, a rischio della vita, ha mostrato la sua fede di fronte ad un regime comunista barbaro. Probabilmente Papa Francesco non vedeva l'ora di prendersela, di poter attaccare Sarà, considerando quello che il cardinale dichiara da tempo. Tutti i migranti che arrivano in Europa vengono stipati, senza lavoro, senza dignità. È questo ciò che vuole la Chiesa. La Chiesa non può collaborare con la nuova forma di schiavismo che è diventata la migrazione di massa. Cari amici, è questo quello che vuole la Chiesa? Quello che vuole il Papa? Quello che vuole la sinistra? Quello che vuole l'Europa? Quello che vuole il cartello finanziario speculativo? No, perché qua sembra che tutti vogliano qualcosa, ma quello che vogliono, quello che vorrebbero i cittadini sembra proprio non importare a nessuno. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio.